Ciao ragazze, eccoci qua con un altro video. Indoviniamo un po'. All abbiamo fatto tutti e due degli acquisti, sì, ma nella svalgia di negozi. No, io non è vero, è pochissimo. Croce. No, no, sono poche. Vi faccio vedere appunto quello che ho acquistato io e quello che ha acquistato lei. Esatto. Alcune cose tu non le hai proprio viste. Ma io non ho visto niente. No, però alcune solo cose le sapevi. Una roba perché me l'ha copiata. Sì, esatto. Esatto. Iniziamo con la cosa copiata? Iniziamo con la cosa copiata. Va bene. Tiri fuori il tuo, io tiro fuori il mio? Sì, allora, ma cambia il prezzo. Allora, abbiamo comprato tutte e due le gemelline. Dovevamo mettercele uguali, come abbiamo fatto l'altro. Allora, praticamente, io ho visto da lei che aveva preso da Bershka. Sì. Dice così? Bershka. Ok. Questo vestitino, fa vedere il tuo. Allora, è così. Questo vestitino che ha praticamente... Cioè, fa vedere il tessutino che è tipo... Sì, a costine. Esatto, a costine. No, ma neanche, cioè è simile al costine, sì, però è un tessuto un po' più morbido. La particolarità è che la manica è fatta così, larga, ed è fatta tipo a taglio vivo. Taglio vivo? Sì. Ah, è vero, non ci avevo fatto caso. Sì, e è lungo... Allora, non segna, quegli abitini che scendono dritti, morbidi, sì, dritti, non segnano, e non è né troppo corto né troppo lungo, giusto, lo puoi mettere sia con le calze che senza, non è pesantissimo, quindi puoi mettere in primavera o anche in inverno se metti sopra magari qualcosa sopra o le calze un po' più pesanti. Ma ora vi raccontiamo una storia e infatti mi ha fatto girare tanto le palle, scusate il termine. Allora, io vado alla sera, lei va a fare shopping, vado, sì, io sono andata tipo 2 settimane fa in Duomo, così a caso. Vado da Bershka, vedo questo vestito, lo provo, siamo al ciuffo, lo provo, no? E mia, dico, carino, ci sta, poi lo guardo e dico, vabbè, dai, costa 16 euro. 17 euro, non mi ricordo, 16 o 17 euro. C'è il prezzo dell'altro. E dico, vabbè, non costa tanto, lo compro. Giorno dopo mi accorgo che la mattina mi arriva una mail da Bershka, no, dicendo... No, vado da lei, vado da lei e lo voglio comprare. Lo voglio comprare anch'io. Allora dico, vabbè, domani vado e me lo vado a comprare. Esatto. Però non potevo andare a Milano, quindi sono andata da Sago, tipo. No, Fiordaliso. Arrivo lì, vedo che comunque prima di arrivare, guardo la sera prima sull'app e diceva che c'era la disponibilità. Sì. Allora prendo e vado lì. Arrivo in negozio e praticamente mi diceva che non ce n'erano più. E lei alla mattina, invece, era arrivata una mail dicendo... non mi ricordo, ci sono alcuni prodotti selezionati al 40% di sconto. Esatto. Sa che te cosa c'era dentro? Questo. Sì, ma tu non l'avevi vista. Non l'avevo vista, non l'avevo aperta. E allora vado lì, usciamo dal negozio e gli faccio, ma che cavolo, ma io ho visto prima di venire qui che c'era la disponibilità. Apro la cosa, mi era rimasta esattamente la pagina sul vestito, apro e vedo che c'era in offerta. Siccome avevo già provato da lei la sua taglia, la S, e vedevo che un po' mi stringeva un po' sulle braccia, e così via, quindi ho preso di conseguenza subito la M senza doverlo provare. E quindi niente, ho l'ordinato, l'ho pagato io 9,50 euro e invece lei 17. Sì, sì. Quindi me l'ha pagato la metà. Io che volevo prendere una cosa a prezzo pieno, l'ho presa scontata. Esatto. Tra l'altro l'ho trovato anche in nero. Ah no, 16 euro, 15,99 euro. L'ho trovato anche in nero. Che è molto bello, nero, comunque lo l'ho volevo preso, prendere. L'ho preso la S e devo dire che a differenza della M mi stringe meno le braccia. Che io comunque ho preso la S, ma non so se è il tessuto o perché magari è il colore che sembra che non mi stringa così tanto le braccia come mi stringeva il tuo. Io il nero non l'ho provato, però era bello il nero, solo bello. Che abbiamo tutte le cose nere. Però sempre con questa promozione, visto che la signorina mi ha detto io l'ho comprato scontato, ho detto ma questa c'ha un culo. Vado anch'io allora a vedere sta mail di Bershka che mi era arrivata e ho trovato una maglietta che mi piaceva, che l'avevo già vista con i saldi, ma non l'avevo provata. Che è questa qui, tipo una maglia vestito, non so spiegarlo. È tutta nera. Secondo me è un po' grande. No, invece l'ho messa, mi sta benissimo. Sì? L'ho usata come vestito con un pantaloncino nero sotto. Ah, ok. La cosa particolare è che ha lo scollo a V. Ed era tipo un choker attaccato, cioè nel senso... Sì, quelle che vanno adesso. Così, bella leggerina, semplice. Te l'ha lavata la mamma? Sì, si sente. E abbastanza lunga, da usare come vestito no, cioè puoi, ma ti devi mettere le calze e un pantaloncino sotto. Carina. Questa l'ho pagata a 7 euro, c'è ancora, l'ho vista ieri. Allora, invece vi faccio vedere io cosa ho preso. Ho preso da Zwicky...
tutti i pantaloni. Ho preso questo pantalone che sono... com'è che si possono chiamare? Culotte pants. Sì, culotte pants, ovviamente quelli che vanno, che sono corti. Ma... culotte pants. Sì, magari uno non lo sa, e sono larghi. Quindi così, quelli che sembra che c'è l'acqua in casa, esatto. I pantaloni della crescita. E sono carini perché sono... scivolosi. Sì, tipo effetto di raso. Esatto. Tutto raso, con questo coso ovviamente che si allaccia. Carini, quanto li pagate? Ah, l'ho pagati 5,99€, anziché 20€. Okay. Poi, già che ci sono, finisco di far vedere. Sì, anche perché io ho preso 3 cose in croce. Ho preso, sì, lasciate stare che sono tutti stropicciati. Ah, no, questo me li hai fatti vedere. Quando me li hai fatti vedere? Quando sei venuta a casa. Ho preso questi pantaloni bordeaux, tipicamente invernali come pantaloni, però ho detto carini. Sì, si sente tutto di pelo, perché no, non sto prendendo il pelo. Sì. Sono a vita alta, ho preso la 44. Sono belli elastici. Sono elastici, però... vede. È pesante come tessuto, quindi sì. Questi sono quei pantaloni che se tu li rendi troppo stretti praticamente ci muori dentro. E anche questi costavano 19,99, l'ho pagati 5,99. Sì. Finisco. Ho preso questi pantaloni che... c'era anche la mia amica Chicca, grande Chicca, se guardi questo video un bacio. Ho preso che sono tipo effetto tuta, però è tutto brillantinato, ovviamente, ma sono molto molto carini. E nulla, questi qua anche qua costavano mi pare 20€ e l'ho pagato sempre 5,99. Le taglie non me le ricordo, mi sa che è una taglia unica questa. Mi sa di sì, questa è la taglia unica. Perché le lasso. Oh, non ho preso le cose... vabbè. Ti sei dimenticata qualcosa che hai comprato alla casa? Sì, vabbè, ma sono cose per la palestra. Ah, io le ho prese, ok. E poi io ho preso questo pantalone che... vabbè, raga, il pelo ormai di nano è ovunque. E li ho già messi per questo. Sono carini, sono... tipo leggings. Sì, leggings, però pantalone, quindi non è che... jeggings. Jeggings. E sempre 5,99, quindi perfetto. Questi qua ho preso un po' di pantaloni da mettere. Vai. Poi vediamo. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato ieri da Zara. 3 cose. Partiamo dal pezzo... no, il pezzo forte lo teniamo per ultimo. Vai, per ultimo. La svenata, praticamente. Esatto, mi ha fatto spendere un botto. Poi ho comprato... poi. Carina. Questo body, che c'era anche giallo ocra. Bello. Che è tipo... l'effetto, come si chiama, quello trasparente, quel tessuto un po' trasparente. Chiffon. Esatto. Stessa modalità di tutte le cose che compro. Stretti qua, con... che si allargano, però sul polsino è... stretto, bella, e qua davanti ha questa parte qui che è incrociata, è intreccio, con è intreccio. Sì. Niente, è un body appunto così e si chiude con i gancini, quindi è molto più comodo rispetto a quelli che taglia di filare. Ho preso come taglia una XS, oh, insomma grande. Non ho preso una XS, e invece che pagarlo 20€, siccome adesso da Zara credo che fino al 19 marzo ah, c'è il 50%. Ci sono 50% su alcuni prodotti selezionati, tra cui c'erano delle cose veramente carine, tipo per esempio dei giacchini di pelle, questi body, jeans, cose carine, anche maglioncini. Ed era fornito? Sì, era fornito, sì sì. E quindi l'hai pagato 10€? Questo l'ho pagato 9,99. Bello, mi piace. Dai, finisco io, poi fai tutto, vedere tutta la roba tu. Poi... ho preso questo maglioncino, c'era rosa, c'era questo colore così, cioè è molto semplice in realtà, però sono quelli che uso io, che è questo colore qui, beigeolino, semplice ma morbido, morbido, sempre quel taglio lì, vivo, come si chiama, taglio vivo, morbidissimo, bello, caruto, no, è morbido, sì, carino, tipo primaverile, questo no, qua. No, proprio pesantuccio, però bello. No, beh, io lo userei adesso, cioè, vabbè, invece che pagarlo 16€, l'ho pagato 8€. Così, sciallissimo, e c'era sì, beige, rosa, nero, grigio, c'era di tutti i colori. Vi faccio vedere il mio pezzo forte, che è bellissimo. No, il pezzo forte, fucsia. O qualcuno fucsia. Lo odia o lo ama, allora io l'ho visto, e ho detto che bello, poi ho guardato il prezzo e ho detto no, non voglio. Poi una tipa l'ha provato, ero lì che la guardavo, alla fine sono uscita da Zara, ho detto vado a vedere da Mango. Vado a vedere da Mango, costavano troppo ed erano brutti i cappottini. Vado da Bershka, ne vedo uno molto simile.
costava 50 euro, però era più brutto, dico, ma quello di Zara è più bello, ritorno da Zara, me lo compro. Okay, vai a vedere che non l'ho ancora visto, cioè ho visto solo il colore. Allora è così. Oh mio Dio, oh mio Dio Giada, ma no, no, io bello. Non ci vedo questo giubbottino. No, no, ma guarda che bello, guarda come mi sta bene. Vabbè, tutto fucsia. E la parte... Ma non è pesante per adesso? No, 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 è leggerino. E dietro tipo un po' stretto. Ve lo faccio vedere indossato. Secondo me è carino. Questo colore ci sta perché è primavera. Ah, il colore sì. Ha il... sulle manichine la cerniera. Carino. Ecco, io non l'avrei mai comprato. È carino, ma non l'avrei mai comprato. Bello, solo che, cioè, 70 euro. Però mi piaceva troppo. E l'ho comprato. Faccio vedere io? Io da Zara ho preso proprio 20 anni fa, 14 anni fa, queste due cosine. Io questa qua l'avevo già misurata l'altra volta, ma l'avevo trovata solo a Milano, forse. No, perché l'avevo trovata da Rese, non me lo ricordo. Questa da Rese lei l'ha presa, io invece queste cose a Milano in Duomo. Non me lo ricordo più dove le ho prese. Comunque, questa vabbè, Rese. Era questa tutina no, qua. No, no, il fior d'Aliso. Questa è il fior d'Aliso, sì. E questa tutina qua, che praticamente è corta, che sembra tipo quasi a gonnellina sotto, sì. Perfettamente morbida. E invece ha le maniche larghe, non so come farvela vedere perché non riesco ad allacciare il bottoncino. Vedete, sempre lo stile un po' stile Giada, ecco, con le maniche un po' così a sbuffo. E sinceramente è carina perché io lo utilizzo con le calze sotto sia d'inverno che d'estate. E comunque ho preso la... Ah, c'è una taglia più piccola, però è comunque grandina come cosa. Sì, perché sono quelle morbide. Comunque costava 40 euro e l'ho pagata... 10. No, l'ho pagata meno. L'ho pagata 6 euro. 5,99. 5,99, sì. Carino, questo è bello. Mi piace anche a me. Però mi sa che questa ti va grande tanto qua, lo sai? Pur essendo la S e così via. Poi ho preso questa. Questo qua è un vestitino tutto grigio. Con le maniche strette normali, però la particolarità è che sia lunghino e ha tutto il volo sotto. Questo qua è sempre Zara ed era in offerta a 5,99. Queste cose così. Quindi avevo preso questo. Ma questi qua li ho presi veramente tantissimo tempo fa. Sì, questo forse un mese fa. Poi ho preso l'altro giorno, guarda, questo non l'hai visto, l'ho già messo anche questo. Questo vestitino che è carinissimo. Dimmi se non è carino. È anche un po' stile il tuo stile, no? Di quelli semplici con le calze. È fatto così, ma il tessuto, vedete, questo a costine con sbrilluccicoso, ovviamente. Ed è lunghezza giusta. E anche questi sono quelli morbidi, un po', vedete, larghi sotto che scendono. E ho preso questo qua l'ho pagato 10 euro. Ma che hai preso questo? Da Amy Store, al cinese. Sì. Mamma raga, c'ho dei capelli. E sempre da Amy Store, al cinese, ho preso questo paio di pantaloni, che sono super mega elastici. Super stretch. Esatto. Hanno questi tagli ogni tanto, fatti così. Sono alti a vita. Così, e sono altissimi, guarda che belli. Ma di pancia. Sono a vita altissima, così. Mi piacciono particolarmente, li ho pagati 16 euro. A voi non mi fanno venire mal di pancia? No, mi piacciono tantissimo, sono super mega aderenti. No, no, mi piacciono tantissimo. E questi sono proprio, cioè, quasi tipo stile jeans come tessuto, Ok. Ultimo acquisto dai China. Scarpe. Le ho viste da Primark, le avevo viste, Fabio non me le ha fatte comprare. Ci sono ancora da Primark perché dopo vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto lì. No, ma queste sono proprio brutte. No, sono bellissime. Con il vestitino che ho preso, sono tutte in camoscio con la suola marrone, mi piacciono particolarmente, ce n'erano anche grigie, azzurre, blu, così via. Ovviamente le ho prese nere perché è la scarpa che utilizzo di più, ma sono veramente carine. E queste le ho pagate. Spara. 10 euro meno 5 quasi costavano 14,99, l'ho pagate con il 50, 7,50 euro, non potevo lasciarle là, le volevo e quindi le ho comprate. Allora vi faccio vedere Primark. Non posso che non ci vado. Sono andata perché mi volevo comprare questo vestito è bellissimo. Dove che l'avevi visto che sapevi che c'era? Sul sito.
sul sito di Primark. Okay. È bellissimo. Quando sono uscita fuori dai camerini c'erano le commesse che praticamente sono uscita per farglielo vedere a Fabio, perché con Primark non puoi entrare, sì, dentro, so. E dicevano: no, guarda come gli sta bene con una cinturina, l'ho preso perché è veramente bello. Vabbè, complimenti le commesse, sì, infatti. Ed è così, è una tutina di quelle che bella, bella raga, la voglio anch'io, così. C'erano di due colori, questa qua nera e quella color cipria, la voglio anch'io, l'ho pagata 16 euro, che è buono. No, secondo me è carina, il tessuto è fatto bene. 16 euro bello. Per Primark è un po' tanto, però. Beh, ma il tessuto carino, è fatto bene. Cioè, non è di quelli scabrosi. E ha questo taglio un po' stile vestaglia coreana. Cioè, buono, non vestaglia, sì, vestaglia, sai, le vestaglie coreane, sì, quelle, sì, scivolose con i fiori. Ma è veramente, veramente bello. E quindi questo qua l'ho preso. E, che taglio hai preso? Ho preso la 40. Ti scriveva larga. E più piccola non l'ho provata. Sì, forse un pochino larga. A me più che altro, se no, poi dopo la posso rubare. Mi troppo di lato, invece a me è un po' morbida. Poi io ho preso, perché per quest'estate, per spiaggia, per stare così, a me piacevano, 3 euro. Shorts. 3 euro sono dei pantaloncini fatti così. Ho preso la M perché sono almeno un po' morbidi. E così. E così. Questi qua sono ancora più morbidi. Questo qua mi sa che era un pigiama. Anche secondo me. Però c'è, vabbè, ma per il mare secondo me va bene, scusami, Può essere che era un pigiama. Secondo me è un pigiama questo. Però è carino. A me piace. Mi piace la fantasia. Sì, canotta bianca, il costume nero. Ci sta. Infatti vedi che c'è sul bianco e il nero. Una cosa che ho utilizzato ieri sera, quindi l'ho tolta, sono queste due collane, questi due choker, sono staccabili, l'ho messo io così per non perderle. Guarda che bello, cioè rimane proprio alto. Loro non mi piace. Alto, e secondo me con l'abbronzatura è strafigo. Sì, è vero, con l'abbronzatura sì. E c'è sia il ciondolo più piccolo fatto così che non si vedrà una ceppa, diciamo così, vedete? Sia questa qua tutta rigida. E questo l'ho pagato... 3 euro. No, è veramente carino. Sì. Un'altra collana che ho preso, sinceramente pensavo fossero più effetto choker, il primo. Invece, guardandola ieri, nel provarla, a parte che non ci stava, perché l'ho messa sopra il vestito rosso che abbiamo preso uguale, adesso mi si è ingarbugliata tutta, io le odio queste cose che mi si ingarbugliano. Vedete, è un po' più larga, sì. Mi arriva un po' così. Non è brutta, Però magari tipo quel vestito che ho preso prima di Primark ci sta di più perché è più scollata. Comunque aveva tutte queste medagliette, l'ho pagata 4 euro. Caruzza, dai. Ho preso i calzini fitness, questi qua. Oh, vediamo. Sono carinissimi, sono i classici calzini da fitness. Però mi piacciono che siano tutti neri, mi piacevano. Il fatto che sono tutti colorati, non mi piacciono. Invece così sono carini e li ho pagati... 3,50 euro e sono? 6? No, 5 paia, che buonissimo. Poi vabbè, abbiamo preso i calzini per Fabio, neri, 3 euro. I calzini per me, sempre 3 euro. Anche questi sono quelli fitness. Sì, io già questi ce li ho, sono comodi. Io li compro da H&M i calzini, mi piacciono di più. Guardate questi. Yeah! Quali? Io l'ho già fatti vedere. Poi ho preso questi orecchini che secondo me sono bellissimi. Ho paura che mi si chiudano i buchi. Secondo me sono veramente carini. Ah, sono carini. Guardate che belli. Aspetta, spacchettali. Secondo me sono veramente molto carini. Sono tutti con il blu, Sì. E l'argento. Però vabbè, secondo me sono belli, mi piacciono. E poi ho preso questo. Per fare il contouring? Sì, volevo provarlo. 3,50 euro. Sono tre matitoni. Uno chiaro, uno diciamo quasi medio sul caldo, marrone caldo, uno marrone freddo. Come si fa sul contouring? Non lo so, devo provarci. Oddio, sono questi, vedete, questi tre matitoni. Vedremo. Prova. Dopo li swatcho. Poi? Ce l'hai, ha comprato, Ho comprato tutti i negozi. No, vabbè, adesso vi faccio vedere le cose della palestra. Che ho comprato anch'io, però mi sono scordata. Sei scordata. Ho preso io queste magliettine qua, fatte così. Da Decathlon. Costano pochissimo. 4 euro.
No, 5 euro, 4,99. Ah, sì. Però l'ho presa, beh, arancione fluo. Non so se si vede, rosa fluo. Ok. Questo verde, l'ho presa gialla fluo e nera. Questi qua. Per fare tutti i completini. Io queste le ho già lavate, usate, sono pronte per mettere in palestra. Sono comode. Sono sì, veramente comode, ci sono leggere. Bene. Pure con leggings che ho preso, quello lì che mi hai detto che stava bene. Quello no, veramente carini. Carine. Sì, no, infatti Decathlon sì. Non mi ha... Abbiamo finito? No, faccio vedere le ultime cose e ho finito, giuro. Da Lidl ho trovato tutte le cose della fitness. Per questa cosa, raga, è fiera. Lo continua a dire, è fiera. Mi va lì e tanto. Dice, quella l'ha presa come me, è da Lidl, anche io c'ho la maglietta. Oh, fiera. Basta. Che cosa prendi, scusa? Ero anche che tu che l'avevi vista, la tipo in palestra. In palestra, io ho i pantaloni e levo la maglietta. Comunque... Vabbè. Questa maglietta, questo sì, questa maglietta. Le palme. Questo leggings di palme, fantastico, io lo adoro per andare in palestra. L'ho pagato, mi pare, 6 euro. Cioè, se la volete trovare in palestra con questo, la riconoscete subito. L'ho anche già messo, già lavato, pronto per essere riutilizzato. L'altro giorno avevi questo quando ti ho beccata. L'altro giorno? Era. Sì. Boh, comunque, ho preso anche questo, che è molto più morbido rispetto agli altri ed è a 3/4. E quanto hai pagato? Non lo dici? Sì, 6 euro mi pare. I pantaloni 6 euro, se non sbaglio. Le magliette anche. Non me lo ricordo, perché ho preso anche questa maglietta così, viola. Sono veramente fiera. Le cose della Lidl mi sono piaciute veramente tante. Sì, lascio stare tutti i peli. Devo toglierli. Questi qua, questa qua nera con le cose arancioni. Ma guarda il materiale, ma toccali, no, seriamente. Se dovete comprare le cose per la palestra, andate da Lidl. Da Lidl. E poi ho preso questo top, che solo che ho sbagliato a prendere la misura. Mi serviva una misura in più, che è rimasto macchiato. Ah, ma lo devo ancora lavare questo. Ok. E che taglio ho preso? La M, ma sì, è troppo stretta di seno. Sì. E io lo utilizzo senza reggiseno, quindi non è che posso fare chissà che cosa. Invece questo, ho preso la M, già mi va più... E questi li ho pagati 7 euro. 8 euro, alla fine forse 8 euro. Un botto, sì, box. Comunque sono fatti benissimo. Senti, sono qua, belli, che bello. Hanno un bel elastico. Ho preso anche questo pantalone, che era questo il pantalone classico, aveva la maglietta che ho dimenticato di prendere. Vabbè, comunque fatto così, guardate che bello, mi piace tantissimo questa fantasia. Sono in fissa con le robe da fitness, comunque, non so se ne si è... Certo, ci va 8 volte in palestra, deve farsi 8 cambi. E poi ho preso questi. Questi te li hai visti indossare? Sì, sono andati in palestra insieme. E giallo, rosa. Si vede, rosa, fluo. Macchiato. Ma come? Secondo me il nero è andato là. Boh, vabbè, fluo e nero. Basta. Quindi questo è stato tutto il mio shopping. Non ho fatto tantissimi acquisti, però... No, devo risparmiare perché tra un mese partiamo. E gli acquisti li faremo a Berlino. Sì. Boh, andiamo a Berlino. A Berlino, però io vorrei acquistare più che altro beauty lì, eh. Anch'io, anzi, se ci date qua sotto qualche informazione, esatto, su anche quali negozi, perché vabbè, cosa visitare lo guardiamo su internet e poi lei c'è già andata. Però su qualche negozietto low cost dove possiamo fare degli acquisti. Sì, perché c'è il DM là. Però più che altro prodotti da poter acquistare, no? Qualcosa per di carino. Viso, trucchi, rossetti. Esatto. Vabbè, abbiamo finito. Questo è stato il nostro shopping. Sì. Era un video per tenere compagnia un po'. Per farci vedere anche quello che abbiamo comprato. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ciao!